Cosa penserebbe suo padre di Porto Marghera oggi, secondo lei? Credo che penserebbe, ma farebbe. Io me lo vedo impegnato in migliaia di altre cose, attività, quindi molto probabilmente le grandi navi, molto probabilmente gli inceneritori a Marghera. È sempre molto difficile, devo dire, dare voce ai pensieri di una persona che non c'è più. Io sto sempre molto attenta a farlo, anche se si tratta di mio papà e penso di averlo conosciuto molto bene. Però probabilmente direbbe che il tempo ha provato che queste attività sono andate avanti finché rendevano e quindi c'era un interesse solo economico e che quindi non c'era stata una programmazione a lungo termine per un benessere invece più generale per la collettività.